Sabrinetta si è fermata lunedì mattina e non soltanto perché già sabato la notizia della morte era previsto il lutto cittadino che aveva stoppato pure il carnevale e le iniziative culturali della domenica. La figura di Don Ennio Ginari, infatti parroco dal 1980 al 2008, e scopritore, assieme ad altri appassionati di storia locale, del Tosondore della tomba di Vespasiano Gonzaga nel luglio 1988, meritava di essere onorata con profondo rispetto. Le esequie nella chiesa dell'Assunta sono state celebrate dal vescovo di Cremona Antonio Napoleone assieme al parroco di Sabbioneta Don Samuele Riva e ad altri sacerdoti della zona tra Cremona e Mantova, ma sempre facenti parte, proprio come Sabbioneta, della diocesi cremonese. Il nome che ha voluto dare all'associazione culturale a cui si è dedicato, soprattutto negli anni di Sabbioneta, a passo d'uovo. Il nome dell'associazione, se ho letto bene, è a passo d'uomo, ma con la U maiuscola. Quella U maiuscola da un lato significherà la stima per ogni persona umana, ma non può non rivelare anche che l'uomo perfetto, l'uomo a cui guardare è Cristo Gesù. Questo impegno culturale, di sensibilizzazione, di custodia dell'arte, della storia, dei valori umani, non come archeologo, ma come appassionato di umanità, facendo eco a quello che Paolo VI disse alle Nazioni Unite: la Chiesa è madre esperta in umanità. Non mancava il mondo amministrativo, col sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali in testa e altri primi cittadini come Giuseppe Baroffaldi di Pomponesco e Giuseppe Torchio di Bozzolo. Coperta da un semplice abito talare, la bara di Don Ennio Ginari era rivolta coi piedi verso i fedeli come si conviene ai sacerdoti e come se lo stesso Don Ennio stesse ancora concelebrando.